senza troppi cerimoni. Allora, io vorrei partire, riallacciandomi a quanto abbiamo sentito fino adesso, con una moneta da un euro. Una moneta da un euro dove c'è l'uomo vitruviano. 1490, Leonardo da Vinci. Circa 80 anni dopo, momento cruciale in cui Brunelleschi inventa la prospettiva nel 1409, circa 1408, un secolo di grandi e straordinarie intuizioni. Perché parte da Londra? E attenzione, due anni prima di quando Colombo definitivamente percorre l'Atlantico e giunge dalla parte di là, non perché ci fosse bisogno, perché nessuno nel Medioevo in realtà pensava che la Terra fosse piatta. Forse ci sono più terrapiattisti oggi che nel Medioevo. Ma però dando prova pratica, perché un conto sono i ragionamenti che già Aristotele faceva sulla rotondità della Terra, un conto è andare di là, un conto è percorrere la Terra. Già Beda, nel VII secolo, il venerabile Beda, diceva: se non ci fossero ostacoli, se uno camminasse sul globo terrestre, sull'orbita terracqueo, uno potrebbe ritornare al punto di partenza. Però un conto dirlo, un conto farlo, e Colombo incomincia a farlo. Poi bisogna aspettare altri esploratori, ma comincia a farlo. Allora, però io parto da questa monetina non soltanto per così per riferirmi a questo momento cruciale, ma perché è rotonda. E perché è rotonda? È rotonda perché ovviamente la forma rotonda ha dei vantaggi. Non è un caso che quasi tutte le monete, nel momento in cui abbiamo cominciato a farle, le abbiamo fatte di struttura rotonda. Perché il cerchio, l'ors orbis, l'orbe terracqueo, la sfera, il globo, la globalizzazione, è una figura geometrica che non ha limiti. E non ha limiti perché ogni punto è democraticamente uguale a tutti gli altri. Noi in realtà sulla Terra cerchiamo in qualche maniera col polo sud, col polo nord, col settentrione, con il meridione di fare delle differenze, ma queste differenze sono imposte, tanto che ogni tanto ci sono delle mappe bellissime del Mediterraneo, di altre zone, girate di 90 gradi, con tutti i nomi girati, quasi nessuno le riconosce. C'è una mappa stupenda del Mediterraneo visto dal fondo, visto dalla Palestina, sostanzialmente dallo Stato di Israele, visto in verticale, che se voi lo vedete con tutte le scritte girate, non lo riconoscete per il Mediterraneo. E perché è importante il cerchio? Perché il cerchio, quindi oltre ad essere questa figura, simbolo della globalizzazione, della equivalenza dei punti, dell'uguaglianza e della mancanza di limiti, è anche una figura che contiene questa contrapposizione tra dentro e fuori. Il cerchio racchiude, c'è anche un romanzo recente, si chiama The Circle, dove appunto la cerchia delle persone, voi capite, quando in un gruppo di esseri umani si forma una cerchia, c'è subito una contrapposizione tra dentro e fuori. E questa contrapposizione tra dentro e fuori ci ricorda che la nostra natura è di essere spaziali. E la nostra comprensione della realtà è una comprensione della struttura spaziale della realtà. Il mio libro come sottotitolo ha: perché mondo e coscienza sono la stessa cosa. Cioè perché dentro e fuori sono la stessa cosa. E non è un caso che io per parlare della mente parlo del mondo. E quindi da questo punto di vista la geografia, a me quando Giacomo mi ha invitato io per un attimo ho detto: ma che ci azzecca la filosofia con la geografia? Beh, è stato solo un attimo al telefono questa cosa, perché poi subito riflettendoci mi sono reso conto che la cosmografia, la geografia è sostanzialmente lo stesso obiettivo della filosofia, cioè la mappatura della realtà nella sua struttura relazionale. E la struttura relazionale, giustamente, si diceva prima, noi le diamo due nomi, sostanzialmente, come già aveva intuito Kant. Qui parlare di intuizione è una battuta tra filosofi. Cioè,
La struttura della realtà è ordinata dallo spazio e dal tempo. Il tempo è quel modo, diceva Wheeler, per impedire che le cose capitino tutte nello stesso momento. È quel modo che ha la natura per mettere gli eventi in ordine. Voi sapete, i due grandi geni, adesso abbiamo parlato di Leonardo, abbiamo parlato di Colombo. Altri due grandi geni che proprio sono combattuti tutta la vita sulla natura di questi due, di queste due strutture ordinanti della realtà, stati Newton e Leibniz. Perché a un certo punto questi due geni si pongono la domanda: ma lo spazio esiste o è soltanto un modo per mettere le cose in ordine? Il tempo esiste o è soltanto un modo per dire che questo viene prima e questo viene dopo? Ma in realtà non c'è. Chi ha mai visto un secondo? Voi sapete, ma chi ha mai visto un metro? Il metro nessuno l'ha mai visto. Noi vediamo cose che diciamo essere a distanza di un metro. Ma il metro, chi lo ha mai visto? Cioè, abbiamo visto il metro campione a Parigi. Ma chi ha mai visto una unità di spazio? Se non c'erano due cose, una a un capo e l'una all'altro del capo. Lo spazio è invisibile. Noi per renderlo visibile dobbiamo costruire degli oggetti. Dobbiamo costruire, abbiamo citato il Brunelleschi, l'ospedale dell'innocente. Dobbiamo costruire un chiostro, un arco. Ed ecco che vediamo lo spazio che è definito dall'arco. Ma senza l'arco lo spazio continua a esserci, ma non lo vediamo. Quante forme ci sono qui dentro, fatte di puro spazio? Infinite e nessuna. Quindi questi due grandi geni, appunto Newton e Leibniz, si litigano tutta la vita per tante cose, l'invenzione del calcolo, la struttura della realtà, eccetera, e si interrogano appunto. Leibniz sostiene che spazio e tempo sostanzialmente sono pure relazioni, Newton invece dice no, lo spazio è reale, è assoluto. E voi dite, ah vabbè, ma siamo alla fine del 600, prima del 700. No, no. Quel problema lì è ancora in circolazione. Nessuno oggi ha sostanzialmente risposto alla domanda sulla natura dello spazio. Tanto è vero, per esempio, che una cosa semplicissima, la luce. La luce è una cosa super semplice. Poi vediamo che torniamo al soggetto, torniamo alla coscienza, ma la luce è una cosa super semplice. La luce è quella cosa che ci permette di fare esperienza dello spazio. Senza luce, noi, e il nostro, in realtà si può fare esperienza anche della luce col tatto, ma il veicolo primo di esperienza dello spazio, ci insegnano gli architetti, i pittori, gli scultori già non sarebbero così d'accordo, perché voi potete toccare una scultura, ma se voi toccate un quadro, capite, avete pelle, non vedete nulla, non fate esperienza di nulla, è la luce, ma la luce mette insieme spazio e tempo. Infatti noi quando diciamo in fisica che una stella è distante da noi una certa distanza usiamo un'unità che è allo stesso tempo spazio e tempo. Diciamo che ha 3 anni luce, che è anche il tempo che la luce impiega per andare là. E se noi avessimo tempo di approfondire, vedremo che nella fisica moderna spazio e tempo sostanzialmente sono la stessa cosa. Non solo, ma ancora più strano, perché e poi torniamo al soggetto, perché quando noi guardiamo un campanile, la luna, il sole, sì, noi sappiamo che la luce per esempio dal sole ha impiegato 8 minuti per arrivare qua, ma dal nostro punto di vista, dal punto di vista del raggio di luce che è andato dal sole al nostro occhio, quanto tempo è passato se fossimo stati a cavallo del raggio di luce? E la risposta stupefacente è nessun tempo. Voi sapete, più andate veloci e più il tempo si accorcia. Più siete vicini alla velocità della luce, più questo accorciamento aumenta all'infinito. Quindi il raggio di luce è sostanzialmente una cosa che è in due punti allo stesso tempo. Per noi è stranissimo, ma il raggio di luce è sul sole e nello stesso momento è nel nostro occhio, perché andando alla velocità della luce annulla il tempo. Borges,
Volevo partire da Borges parlando di mappe e di cartografi, ma non parlerò del racconto di Borges, che è troppo ovvio per questa. Mi vergognerei di farlo davanti. Ma vi parlo invece, visto che abbiamo parlato della luce, che è in due punti nello stesso tempo, della Lef. La Lef è sempre in un racconto di Borges ed è il punto che contiene tutti i punti. È un'entità metafisica, un'entità ovviamente astratta, ma è l'idea che un punto possa contenere tutti i punti. Ecco, questo in realtà la luce non lo fa, però sicuramente è un qualche cosa che dal suo punto di vista contiene tutti i punti. E voi dite, ma questo che cosa ha a che fare con noi? Ha a che fare con noi? Perché anche noi, come raggio di luce, siamo un mistero che non è stato ancora risolto dal tempo di Aristotele. E non è caso che cito questo, poi vedremo perché. Perché noi, in realtà, conteniamo tutta la realtà. Non tutta, ma conteniamo tutta la realtà di cui facciamo esperienza. Ed è una realtà, adesso mi spiego meglio, che non è apparentemente dove siamo noi. Cosa voglio dire? Voglio dire che in questo momento io vedo voi, vedo le vostre camicie verdi, vedo il chiostro, vedo il cielo azzurro. Il cielo azzurro non è dove sono io. I vostri vestiti non sono dove sono io. Eppure io faccio esperienza di voi. In me, in questo momento, voi ci siete. Questa cosa qui, che per noi ci sembra ovvia soltanto perché ogni giorno fa parte della nostra esistenza, è il più grosso mistero che oggi ha a che fare con la scienza. Cioè nessuno sa dire perché quando noi apriamo gli occhi non troviamo i neuroni. Quando noi siamo svegli non troviamo i neuroni, non troviamo il corpo, non troviamo ciò di cui è fatto il nostro corpo, troviamo il mondo. E come fa il mondo ad arrivare dove siamo noi? Il mondo resta dove sta il mondo. Capite? Se noi, e torniamo all'uomo vitruviano, che lo prendo un po' come il simbolo della visione moderna, cioè l'idea che noi siamo un punto che vede la realtà, e qui torniamo a Brunelleschi, un punto o un cervello? Il cervello è un punto un po' ingrassato, ma è sempre un punto. L'occhio, la retina, capite? Sono puntoni un po' grossi, c'è tanta roba dentro. Benissimo, hanno mai trovato la nostra esperienza dentro un cervello? Hanno mai trovato uno schermo dove viene riprodotto? Hanno mai trovato la mappa del mondo dentro il cervello? Hanno trovato tantissime mappe corticali e funzionali. Infatti, nelle neuroscienze le chiamano proprio mappe. Come chiamano i neuroscienziati le attività neurali dentro il cervello? Mappe. Perché mappe? Perché si appoggiano a questa tradizione e sono un po', io mi permetto di dire, speriamo che non ci siano neuroscienziati qua, o speriamo di sì, così discutiamo, sono un po', come posso dire, disonesti, perché si appoggiano su una tradizione di cui noi abbiamo fiducia, la tradizione dei cartografi, delle mappe, della riproduzione della realtà e della ricostruzione della realtà, ma le mappe hanno un cartografo. Le mappe hanno qualcuno che le ha fatte e che le ha messe in relazione con il mondo. Nel nostro cervello non c'è il cartografo, siamo noi, ma se noi siamo le mappe non possiamo continuamente essere il cartografo e le mappe. Allora, questo problema è il problema della relazione tra noi e il mondo. E questo problema è allo stesso tempo un problema ontologico. Filosofi, se non usano almeno una volta la parola ontologico, al giorno non vanno a letto, vanno a letto, oggi cos'è che ho sbagliato? Come mai ho sbagliato qualcosa? Ma è anche un problema geografico. In che senso è un problema geografico? È il problema di capire noi dove siamo. Siamo dentro il cerchio, siamo dentro la monetina o siamo fuori del cerchio?
ho citato prima Brunelleschi, perché Brunelleschi con l'invenzione della piramide visiva, capite? Inventa la prospettiva, inventa questa cosa della piramide visiva, dice noi siamo dall'altra parte, siamo dove si finì, noi siamo sul vertice, ci piace se siamo sul vertice, suona bene, siamo sul vertice della piramide visiva, c'è una posizione, capite, di prestigio, siamo in quel punto lì, però il mondo è tutto dall'altra parte, come fa il mondo ad arrivare lì? Però Brunelleschi ci dà una risposta geografica, nel senso ci dice, guarda, dove siamo noi? Siamo sul vertice della piramide visiva. Dal tempo di Brunelleschi noi andiamo a vedere se ci troviamo lì. Comincia Vesalio, comincia col povero re che aveva preso una lancia, una scheggia di lance in agonia per settimane. Vesalio va là a ravanare nel cervello del re che non muore perché lo curano, per cercare di vedere se trova effettivamente. Continuano nel 700, nel 800, Müller, continuano ai giorni nostri. Qualcuno di voi ha visto il film, era del 2015, credo, cartone animato, Inside Out. Vedete, è molto successo. E lì ancora ci ripropongono questa visione omuncolare. Cioè, fanno vedere la testa di questa ragazza, dentro la testa di questa ragazza cosa c'è? Uno schermo. E questi omini che guardano questo schermo e vedono il mondo fuori dalla ragazza. Cioè, anche lì ci danno una risposta geografica. Ci dicono dove siamo? Siamo dentro la testa. Però dentro la testa non abbiamo ancora trovato niente. Allora, ecco che la domanda su dove siamo, vedete, io ho portato anche un piccolo specchio, rotondo anche questo. Volevo portare uno specchio pregiato, invece sono andato da un cinese, uno specchio per pochi euro, però mi piaceva perché è rotondo e fa venire in mente degli esempi illustri. Per esempio il Parmigianino, c'è un famosissimo ritratto anamorfico del Parmigianino dove c'è una lente rotonda, lui questa è più bella di questo, ovviamente anche il Parmigianino era più bella, ma usa lo specchio di nuovo come metafora di questo problema. Perché? Perché lo specchio a un certo punto ha affascinato tutti in Europa, da Velázquez in poi al Parmigianino, sono andato avanti per 100 anni a dipingere specchi da tutte le parti. Perché? Perché lo specchio è la metafora perfetta di questo mistero da cui siamo partiti. Il mistero del com'è che il mondo è lì ed è qua. O per voi, com'è che il mondo è qua ed è lì, senza essere fisicamente lì. E perché dico lo specchio? Noi quando diciamo dello specchio, cosa diciamo? Che lo specchio riflette. E quando diciamo, parliamo di una persona che pensa, cosa diciamo? Che una persona riflette. Quindi lo specchio, c'è un bellissimo autoritratto di Escher. Escher, questo artista svizzero, prende una sfera riflettente, una sfera di acciaio, e se la mette di fronte. E lui si riflette nello specchio. E la sfera lo riflette. Qual è lo specchio? Qual è Escher? Qual è l'autore? Bellissimo questo quadro. E perché ho preso questo specchio? Perché spesso le persone hanno l'idea un po' ingenua che sullo specchio ci sia un'immagine. Oltretutto ribaltata a destra e a sinistra, cosa chiaramente non vera, che sullo specchio l'immagine sia ribaltata a destra e a sinistra, perché se voi vi girate di 90 gradi, vedete che improvvisamente lo specchio continua, a quel punto comincia a riflettere alto e basso. Cioè lo specchio sembra sapere il vostro punto di vista. In realtà lo specchio non riflette la sinistra e la destra, vedete, è un problema di mappatura, un problema geografico. In realtà lo specchio riflette il davanti col dietro. Cioè fa una cosa, adesso è un'altra parola difficile, inverte la chiralità del mondo, cioè l'ordine del mondo. Ed è solo un caso che noi vediamo questa differenza di sinistra e destra. In realtà la cosa è più complicata di così. Ma perché dico che sullo specchio non c'è un'immagine? Perché se io adesso chiedessi a ciascuno di voi, non lo faccio, ma lo potete immaginare, che cosa vedete sullo specchio? Ciascuno di voi vedrebbe un'immagine diversa.
Quindi sullo specchio non c'è un'immagine, ci sono infinite immagini, o nessuna. E allora noi qua ci rendiamo conto di come il linguaggio crei delle trappole, poi finisco, di come il linguaggio crei delle trappole, perché noi ci inventiamo l'immagine sullo specchio semplicemente perché ci viene comodo reificare un'immagine, ipostatizzare un'immagine, chiede che uno ha studiato, ipostatizzare un'immagine, cioè inventiamo un'immagine perché nel linguaggio diciamo vediamo sullo specchio un'immagine riflessa. Se invece io dicessi attraverso lo specchio vedo il mondo riflesso, non avrei introdotto qualcosa di addizionale sullo specchio, ci sarebbe stato solo il mondo. Lo ripeto, se avessi detto grazie allo specchio vedo il mondo riflesso, ci sarebbe stato solo il mondo, non l'immagine riflessa. Quindi il linguaggio alle volte, come gli specchi, ci inganna. Lo sapete, lo specchio è anche il simbolo dell'inganno. E allora tutto questo per mettere in discussione l'idea del cerchio, l'idea che noi ci troviamo dove pensavamo di essere, e per mettere in discussione queste direzioni arcaiche che poi si sono incrostate nel nostro modo di descrivere la realtà e delle quali ce ne stiamo piano piano liberando. Faccio tre esempi al volo e concludo. Sopra e sotto. Sopra il paradiso, sotto gli inferi. Noi un po' abbiamo smesso di pensare, di prenderle alla lettera, anche se però se prendiamo un'immagine dell'inferno di Dante, delle cantiche di Dante, vediamo che c'era questa idea del sopra e sotto molto chiara, anche se poi non si capiva bene perché già aveva l'idea della terra rotonda, quindi l'inferno poi dove creava dei problemi questa cosa. Poi il purgatorio è un problema perché era un su e giù che spuntava, non si sapeva bene in che direzione mandare, infatti poi l'abbiamo eliminato, il purgatorio è stato ufficialmente eliminato perché non si sapeva in che direzione mandare. Sinistra, destra, vedete ancora nel nostro linguaggio, nell'inglese. Una cosa sinistra, una cosa giusta, right? E però questa direzione metaforica, quella più pericolosa di tutte, per me è quella da dentro e fuori, dell'interiorità, capite? Chi è che oggi mette in discussione l'interiorità? Quasi nessuno, che perché poi negli anni 20, 30, con lo stream of consciousness, l'interiorità, poi le persone piacciono, brutto fuori, sono un po' impesantito quest'anno, ma dentro sono bellissimo, capite? Uno si salva sempre così. Qualche anno fa avevo scritto un articolo dicendo belle fuori, sostenendo che anche la persona più bella dentro, per essere bella dentro, deve far succedere qualcosa fuori. Anche un poeta si racconta le poesie, non se le tiene per sé. Anche la persona con cui noi andiamo a vedere i musei, ci porta a vedere i musei, fa succedere qualcosa fuori. Perché se io avessi una ragazza, oppure mi metto io nel caso cattivo, se io fossi il ragazzo di qualcuno e le dicessi, ma lei mi dice, ah, com'è bello dentro il carro, poi questo weekend non andiamo da nessuna parte, poi le vacanze non andiamo da nessuna parte, poi non le faccio di regali, poi non succede niente, poi deve arrivare, e quella dopo un po' dice, pensa, tanto bello dentro, però. E allora tutto questo per chiudere e mi riallaccio. A me piace molto il simbolo dell'uroboro, perché è un serpente che torna su se stesso, è un ciclo che si chiude su se stesso. E allora eravamo partiti dalla globalizzazione, dalla democratizzazione dei punti. E allora ecco, l'ultima democratizzazione molto copernicana è proprio quella di dire noi non solo non abbiamo un punto privilegiato nel sistema solare, nell'universo, ma neppure ontologicamente, neppure la distinzione che ha fatto propria la modernità la possiamo mantenere. Cioè la distinzione tra l'interiorità e l'esteriorità, il cerchio dentro e fuori, l'ultima globalizzazione non è quella tra il sud e il nord del mondo, non è quella tra il dentro, è quella tra il dentro e il fuori, è quella tra il soggetto, simbolo della modernità, e l'oggetto. E allora la cosa molto provocatoria che io
con cui chiudo questo mio inizio. Spero di non essere stato lungo, ma ho guardato l'orologio, credo di essere stato nei miei 17 minuti. È che noi forse non siamo dentro, che forse la risposta al problema sulla natura di noi stessi è una risposta prima di tutto di ordine geografico, cioè forse non ci dobbiamo cercare dentro, forse questa idea di essere dentro, l'idea di inside out, vedete anche questo titolo è un titolo geografico, forse è sbagliata e forse noi siamo tutt'uno con il mondo, forse noi siamo fuori del cerchio, non siamo dentro il corpo, dentro il corpo ci sono gli organi. Ma se noi guardiamo dentro noi stessi, non troviamo i nostri organi, le ossa, i vasi sanguigni, i neuroni, la cetilcolina, i neurotrasmettitori. Se noi guardiamo dentro noi stessi, usciamo subito dall'altra parte. Dentro noi stessi forse c'è il mondo. E se io guardo dentro me stesso, non trovo il corpo, ma trovo il mio mondo. E questa ovviamente è una cosa molto provocatoria, ma molto globalizzante in senso ontologico e molto democratica in senso metafisico, cioè si mette in discussione la contrapposizione tra soggetto e l'oggetto. La filosofia, secondo me, dovrebbe essere sempre in uno stato nascente. Infatti si dice che la filosofia non arriva da nessuna parte, ma è giusto che non arrivi da nessuna parte, perché la filosofia deve nascere sempre. La filosofia non è quella cosa che si accumula, che si incrementa. Se un filosofo ha qualcosa da dire, è perché dice qualcosa che è incommensurabile con tutto quello che è stato detto precedentemente. Se no è un esegeta, uno storico della filosofia. E questo esercizio che spesso fanno i filosofi di contrapporre quel poco che hanno da dire con tutti i filosofi precedenti è, come posso dire, qualcosa che si fa per dovere, qualcosa che si fa per inserirsi in una discussione, ma in realtà ogni filosofo sente che nella sua intuizione, se c'è un'intuizione degna di questo nome, c'è qualcosa di incommensurabile con tutto il precedente. Io faccio sempre questo riferimento, un pochettino il filosofo è come uno che si innamora. Si amore di un'idea. Bertrand Russell dice, quando Lady Ottoli, la sua amante, gli diceva tu come mai? Gli diceva, guarda, io purtroppo ho già un amante fondamentale che non tradirò mai, che è la filosofia. È un amante dalle dita di ghiaccio. Però, e perché il riferimento? La filosofia è un po', ripeto, come quando uno si innamora, non è che poi si può paragonare il suo innamoramento, la sua relazione a tutte le storie precedenti, Romeo e Giulietta, Orfeo ed Euridice, chi volete voi, però alla fine non importa niente, l'importa quello che trova nel suo rapporto diretto. Quindi sono molto d'accordo su questa cosa, il filosofo è nel rinascimento, il rinascimento, vedete, lo dice la parola stessa, è uno stato nascente ed è fondamentale proprio perché è uno stato nascente. E questa storia del noi siamo giganti, siamo nani sulle spalle di giganti, andrebbe un po' ridiscussa. Intanto, voi sapete, il motto della Royal Society era nullius in verba, in realtà, cioè non date nessuna fiducia alle parole, cioè bisogna rompere con i paradigmi che ci troviamo. E qui voglio dire che proprio dalla geografia, ma non lo dico perché c'è Franco Farinelli qui con noi, lo dico perché il testo fondamentale che sancita, che poi lo usiamo, è De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico del 1543, è la rivoluzione scientifica fondamentale. Infatti quando poi Thomas Kuhn negli anni 70 scrive il suo testo sulle rivoluzioni scientifiche, proprio lo chiama, capite, la struttura delle rivoluzioni scientifiche. Le rivoluzioni è questa, posso dire, questa astuzia della ragione, perché Copernico non è che parlava delle rivoluzioni scientifiche, lui parlava delle rivoluzioni dei pianeti, ed è un caso che le rivoluzioni in Italia abbia questa omonimia, è proprio l'astuzia della ragione, è una cosa incredibile che sia la stessa parola.
Lo storico Barbero dice che noi usiamo due parole, rivolte e rivoluzione. Quando vanno bene le chiamiamo rivoluzione, se vanno male le chiamiamo rivolte, la rivolta dei ciompi, capito? Le parliamo malissimo, ma se vanno bene improvvisamente le nobilitiamo e diventano rivoluzioni. Però quindi, capite, questo testo è stato fondamentale. Ed è stato un testo paradigmatico per svecchiare, per smuovere il pensiero scientifico, proprio perché ha proposto l'improponibile. La Terra si muove. Capite? Una cosa fino a quel momento lì. E questa cosa ha richiesto di cambiare tutte le categorie concettuali con cui gli uomini avevano pensato fino a quel momento lì il mondo e loro stessi. È stato uno scossone incredibile. E questa cosa qui, quindi, questo scossone nasce proprio con una scelta di posizione. Noi non siamo più al centro dell'universo, ma siamo in periferia. E questa cosa è stata, voi capite, Bellarmino, Nerno Ciò, ha capito. Se noi cediamo su questo, cediamo su tutto. Vuol dire che l'universo non è stato costruito per metterci al centro. Infatti Freud, che era uno modesto, dice: ci sono state tre grandi rivoluzioni, l'introduzione alla scienza psicologica, dice: ci sono state tre grandi rivoluzioni nel pensiero. Una è stata quella di Copernico, una è stata quella di Darwin, la terza sono io. Così, è stato un atto di autopromozione. Ma aveva ragione, cioè non aveva ragione nel senso che la psicanalisi è stata questa grande rivoluzione. Ma aveva ragione nel senso che la terza grande rivoluzione deve riguardare proprio la nostra posizione e il nostro rapporto con il mondo. Allora, tu citavi Francesco Bacone col talamo tra il mondo e il soggetto. E il talamo, capite, è la relazione per eccellenza, è la copula, l'atto copulatorio, è il punto d'incontro tra due persone, proprio la conoscenza biblica. Voi capite, nella Bibbia, quando due persone si incontrano, voi sapete che è successo qualcosa di sostanziale. È la copula. Ma è anche la copula che lega il predicato con l'accidente, con l'individuo. È l'elemento che unisce la realtà. Io ogni tanto chiamo le mie relazioni cogito interrotto, per dire appunto la copula interrotta, cioè per dire che la modernità nasce Cartesio, citiamolo pure, che per quanto per me Cartesio è un grandissimo, perché se uno legge... cioè, poi può non essere d'accordo, ma è una persona con una capacità intuitiva incredibile. Comunque però fa nascere la modernità nel 1632, col suo discorso sul metodo, tra l'altro copiando molte cose, e non dice che le copia dal nostro Galileo del Saggiatore del 10 anni prima, del 1623, e però la fa nascere la modernità con un coito, con una copula, con un cogito, voi sapete cogito ergo sum, interrotto. Interrotto, che cosa vuol dire interrotto? Inter, c'è una rottura, cioè proprio la inizia con una rottura tra il soggetto e il mondo, tra la mente e la realtà. E allora, se noi torniamo indietro allo sfero, lì non c'era questa separazione. Noi eravamo tutto, la realtà era tutt'uno con la nostra esistenza. E di questa cosa c'è un po' una traccia in Aristotele, perché a un certo punto Aristotele nel De Anima gli scappa un'immagine diversa da quella della tavoletta di cera, quando dice l'anima è in potenza tutte le cose, cioè l'anima è il mondo, non è una mappa del mondo, non è una copia del mondo. E allora, e chiudo questa cosa per farla breve, se uno un giorno farà una storia del pensiero degli ultimi 2500 anni, secondo me potrebbe farla in questo modo. Mondo classico è caratterizzato da mondo classico presocratico, la prima intuizione, da un mondo dove c'è solo il mondo. Modernità, con Cartesio, il cogito interrotto, la copula che è andata male, dove il soggetto è sistematicamente separato dalla realtà. E poi quindi abbiamo Cartesio, res cogitans, res extensa, abbiamo Kant, fenomeno noumeno, abbiamo i neuroscienziati oggi, rappresentazioni neurali, mondo, uguale, parole diverse, stessa roba.
Oggi invece dello spirito che ci collega, dell'intenzionalità, cosa abbiamo? L'informazione. Non entro qua, ma è esattamente uguale. Informazione che dentro in sé c'è la parolina, che torna indietro di 2300 anni a Platone, alla forma platonica. Noi oggi parliamo in termini platonici. Quando diciamo informazione non lo sappiamo, ma stiamo proponendo una metafisica che ha le sue radici in Platone. Terzo passaggio, chiudo. Forse un domani supereremo tutte queste cose come? Con una nuova cosmografia, con una nuova geografia del mondo, dove non saremo più separati dal mondo. Saremo mondo, ma un mondo che vede se stesso. E chiudo con una proposta di definizione di una mappa. Le mappe sono la voce del mondo. Una provocazione.